Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare il video volevamo augurare a tutti voi buone feste e volevamo ancora ringraziarvi per tutto il supporto che ci state dando. Inoltre volevamo ricordarvi di iscrivervi, infatti abbiamo visto che l'80% di chi guarda i video non è iscritto. Esatto ragazzi, innanzitutto buone feste, buon anno a tutti. Come diceva Fabio, l'80% di voi non è iscritto al canale, quindi insomma a voi cambia poco, a noi invece cambia tantissimo. Iscrivetevi al canale e facciamo sì che quel 20% diventi sempre di più e magari di poter raggiungere il prima possibile i 100k, perché poi da lì in poi porteremo anche nuovi contenuti sul canale. Noi comunque vi ringraziamo per il grande supporto che ci state dando in questo periodo, ma vi ricordiamo di seguirci anche sulle altre due piattaforme, Instagram e TikTok. Anche lì stiamo facendo bene, anche lì stiamo portando nuovi contenuti. Adesso noi possiamo andare con la partita. Andiamo! Ciao a tutti ragazzi, siamo prossimi alla partenza per Bordighera, ormai una mezz'oretta e partiamo. Fabio sta scappando in questo momento, non si vuole far vedere dalla telecamera. Siamo destinati ad andare a riprendere la sua partita, quindi purtroppo la sua immagine comparirà. Giocherà domani, in verità, noi partiamo un giorno prima. Dobbiamo andare parecchio lontani, oggi c'è una trasferta piuttosto impegnativa. No, a giocare. Dove? Bordighera. Dov'è Bordighera? In Liguria. Siamo diretti a Imperia. Eccoci dunque in partenza per queste 5 ore e 20 di viaggio, più o meno. Qualcosa di improponibile per qualsiasi altra persona, ma non per noi. Eccoci finalmente, Fre. Dopo 3 ore e mezza di viaggio, abbiamo fatto una tappa intermedia in un paese che si chiama Barbatello. Barbatella, se non ho letto male, dovremmo essere in Liguria. E abbiamo fatto 3 ore e mezza di viaggio. Adesso ne mancano le ultime due, ma visto che è ora di cena, facciamo una breve sosta. Guarda lì dove fa. Al posto degli sportivi. Guardate uno sportivo dove va a cena. Si vede anche bene. Burger è di fianco Fabio. Come sta andando la trasferta più lunga del campionato? Per me è bene. Pensi che questo viaggio possa stancarti in ottica domani? Mi riposo. Finalmente si riparte, cena finita. E adesso si va per Bordi. Dove va Fabio? Eccoci finalmente arrivati a Ventimiglia. Vediamo se andiamo a destra, andiamo in Francia, a Nizza. A sinistra invece si va verso il mare. E questo è il momento in cui ci lasciamo con Fabio? No. Buonanotte. Com'è stata l'esperienza di viaggio di queste 5 ore e mezza? Che poi diventano 8 praticamente. È stata bella. Piacevole? Sì. Il karaoke fatto in macchina è stato di suo gradimento? Sì. Eccoci Fre, Fabio finalmente è entrato in hotel e adesso noi si va nel nostro alloggio perché siamo davvero cotti dopo essere partiti alle 2 3 quarti ed essere arrivati alle 11. Direi che la nostra giornata può finire e rinizia domani presto, così magari ci si fa una visitatina di Ventimiglia e poi dopo vediamo un attimino come andrà il match. Buongiorno, com'è oggi? Il tempo è ottimo, c'è un po' di vento che è molto gradevole. Dunque, conclusa la pausa pranzo, adesso possiamo ripartire ad andare verso il campo di Bordighera per assistere alla partita. È stato bello fare i turisti, ci siamo divertiti molto. Tra l'altro, la cosa bellissima di questo posto è che è il 17 dicembre e la temperatura è piuttosto alta, ci sono tipo 15 gradi, qualcosa del genere. Il pilota dice 14, ecco che ripartiamo e andiamo verso il campo, 12 minuti e poi siamo lì a fare l'introduzione e intervistare anche Fabio. Appena scesi dalla macchina, pronti a raggiungere il palazzetto dello sport di Bordighera, intanto vediamo questo cartello curioso per la B di là, quindi direi che si deve andare là. Eccoci finalmente al Palasport Biancheri di Bordighera. Dopo un viaggio immane siamo giunti a destinazione e alle mie spalle stanno preparando il match valevole, la 12ª giornata di campionato, Bordighera Balza. E allora vedremo come il Balza reagirà dopo l'ultima partita che ha portato per la prima volta dopo ottobre i 3 punti. Vedremo se troverà la seconda consecutiva. Giocano con gli ultimi in classifica che non hanno ancora trovato la vittoria. Vedremo dunque come si comporteranno. Certo, vedremo come si comporteranno. La squadra di Mister Andrei ci vorrà chiudere nella maniera migliore possibile questo 2022, perché ricordiamo l'ultima partita dell'anno, dopodiché ci si rivedrà col calcio a 5 nel 2023. Fabio intanto non siamo riusciti ad intervistarlo purtroppo perché è andato col gruppo squadra a partire da ieri sera. Lo sentiremo post partita insieme magari a qualche ospite speciale che ci auguriamo di poter intervistare. Allora prestiamoci a prendere posizione all'interno del palazzetto e per assistere alla partita. Ci vediamo noi a fine partita. Andiamo. Ragazzi, intanto mentre stiamo elaborando i movimenti da fare dopo in campo, cioè la telecamera parkour oggi, cioè guarda quanto scende per arrivare alla linea laterale, una roba assurda. Speriamo che riusciamo a fare delle belle riprese lo stesso perché oggi è incasinatissima. Eccoci finalmente all'interno del Palasport di Bordighera per raccontarvi quella che sarà la 12ª giornata del campionato di Serie B, nonché ultimo appuntamento di questo 2022, ultimo appuntamento del girone di andata. Benvenuti a Bordighera Balza. Andiamo ad assistere a questa partita con grande interesse. Ultimi contro penultimi, la partita che non si può sbagliare ad entrambe le squadre. Devono sicuramente dare un segnale alla classifica. Il Bordighera non ha mai vinto in questo campionato, 11 sconfitte su 11. Dall'altra parte un Balza che in trasferta ha trovato un solo punto dei 7 ottenuti finora in questo campionato.
I ragazzi di Velimir Andrejc, galvanizzati dal successo interno per 7-2 contro la Vigor Fucecchio, cercheranno altri 3 punti per centrare il secondo successo consecutivo di fila. Cosa mai accaduta in questa stagione e cosa mai accaduta in questo campionato? Non si può sbagliare uno scontro diretto come questo. I ragazzi di Franco Basta interpretano generalmente una partita molto fisica, molto ostica. Sarà insomma premura anche da parte di Capitan Conti e compagni non farsi nervosire, rimanere sul pezzo e provare a fare il meglio possibile, perché oggi, come dicevi tu, non è una partita di certo da sottovalutare, non è una partita da prendere sotto gamba. Tanto prima abbiamo visto inquadrato Fabio, che ora dal 5 agli avversari prima dell'inizio del match. Pensi che oggi possa avere un minutaggio maggiore? Sì, è sicuramente possibile. Abbiamo visto Fabio giocare minutaggi diversi nelle precedenti partite. Oggi vedremo, anche se dato l'avversario avrà un minutaggio maggiore. Osserviamo un minuto di silenzio in ricordo di Siniša Mihajlović. E si parte, partiamo con la formazione degli ospiti, dove troviamo Di Bitonto in porta, davanti a lui come ultimo confermato Pozzi, laterale destro Calaia, laterale sinistro Conti, il capitano, davanti come pivot, come accennavamo precedentemente in discrezione nuova, Maisy. Invece dalla parte opposta troviamo Rositano in porta, davanti a lui Tramontana, laterale destro Vedda, laterale sinistro Sayed, nuovo acquisto per il Bordighera, mentre in avanti troviamo Ivan Grillo pronto a battere. Il calcio d'inizio di questo incontro. Tutto pronto, ora si parte! Grillo gioca all'indietro per Tramontana, si riappropria del pallone Nicola Scalaia, Pozzi, Conti, sfida ancora Vedda, spazio sul destro, il tiro! Roberto Conti apre le danze dopo non appena 37 secondi di gioco, incredibile, 11° gol in Serie B, 12° gol stagionale, è sempre lui, è sempre Roby Conti. Grandissima giocata di Conti, che adesso possiamo riapprezzare da replay. Rientra sul destro, tira sul primo palo, portiere in controtempo, nulla da fare, 1-0 balza. Roby Conti, insomma, non si è fatto attendere oggi. Attenzione, sembra già pronto a fare il suo ingresso in campo Fabio. Dunque Conti col sinistro appoggia bene per Calaia, che cerca il tiro cross, poi Maisy fallaccio di Eman Maisy ai danni di Rositano. Qui giallo, giallo giustissimo, mi verrebbe da dire, perché il fallo di Eman Maisy è molto brutto. E intanto ecco che entra proprio Fabio al posto di Maisy, assumerà il suo ruolo, il ruolo da pivot. Sì, non so se poi sia un caso il fatto che Maisy appena ammonito sia uscito, o se era già una scelta pianificata quella di togliere Maisy. Attenzione, Madaferi, la palla dentro per Melini, che non aggancia e Fabio non ci arriva per un soffio. Peccato, qui la stava combinando grossa il Bordighera. Sì, peccato, perché Fabio poi l'errore l'aveva già intuito, è arrivato solo con un pizzico di ritardo. Adesso buono il pallone di Fusca, Simone, e poi per un soffio ancora non ci arriva Fabio. Rositano smanaccia come può. Grande parata comunque di Rositano, che per un momento quasi se la butta dentro, però poi salva tutto. Ottimo comunque l'intervento in generale da parte del portiere. Da Fusca uno sguardo attorno a sé, poi decide di premiare Ferrante, che cerca l'inserimento di Simone, e poi ancora Rositano in due tempi. Adesso Fusca, vediamo, va da Fabio, il sinistro di Fabio strozzato. Rositano arpiona la sfera e batte lungo per Madaferi, che non ci arriva. Tanto riosserviamo il replay del tiro di Fabio, si sgancia bene, viene incontro, poi impatta il pallone forse un po' in ritardo, e Rositano arriva sul pallone senza grossi pericoli. Cerca lo spazio per il tiro che non arriva, quindi torna da Fabio, che sfida Madaferi, lo fa fuori. Cerca di sfidare anche Pompeo Serva e lo fa fuori. Poi allo spazio per il tiro decide di non calciare, dalla palla a Fusca, che tenta ora lui il destro, palla murata dalla difesa avversaria. E ora Fusca si riappropria del pallone con un fallo, si lamenta un po'. Tanto rivediamo il replay. Bello il dribbling di Fabio, prima su Madaferi, poi su Serva. Poi forse poteva anche calciare, decide invece di andare da Fusca, e poi il suo tiro respinto da Bianco si perde lateralmente. Intanto esce Fabio ed entra Mordacci, si riappropria del pallone ora Mordacci, che sfida Luca Bianco, non una buona idea, perché si riappropria del pallone il numero 19, e poi riparte il break di Bianco. Attenzione, Di Bitonto non perfetto, Sayed capisce tutto, Sayed arriva alla rete del neoacquisto del Bordighera, il francese Yasin Sayed, che sigla così il suo primo gol in campionato. Ma che ingenuità di Di Bitonto. Sì, praticamente la prima grande occasione del Bordighera ha portato alla rete del pari. In questo caso sì, Di Bitonto non riesce a trattenere. Vediamo il replay. Sì, c'è da stabilire se effettivamente il pallone lo avesse in mano. Sembrava di no. Che cerca una soluzione, la trova ora in Sayed, lo spunto del numero 11, poi col destro Di Bitonto questa volta para, e poi la palla rimane lì, Di Bitonto in due tempi. Fatica che va da Conti, non trova mai lo spazio per calciare in porta. Adesso fallo di Vedda. Sì, vedremo, una posizione abbastanza defilata questa. Bisogna vedere se vorrà andare verso il tiro in porta o cercare uno schema. Guglielmi sul primo palo. Parte Pozzi col destro! Ivan Pozzi! Seconda rete in stagione, prima in campionato! Ivan Pozzi per i suoi, ma qui l'erroraccio probabilmente
di piazzamento della barriera tra un'incomprensione tra Rositano e Guglielmi. Vediamo qui il destro di Pozzi, la palla passa proprio tra Guglielmi e Rositano. Quest'ultimo insomma se la prende un po' col numero 15 del Bordighera. Pozzi trova il suo primo gol stagionale, la scorsa era stata fermata soltanto dal palo. 2-1 per il Bazza, che comunque per quanto si è visto può essere meritato. Si porta avanti la palla con la sola, ma Calaia di mestiere si riapre del pallone. Poi molto bene il break di Conti e il fallo di Bianco che si prende l'ammonizione. Luca Bianco, il numero 19, voleva un fallo anche in precedenza. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, che segnala il sesto fallo, che vale a dire tiro libero per il Balsa. Tiro libero, grande occasione per il Balsa, ma tornando indietro, che giocata da parte di Conti, bravo Calaia nel recupero. Ma poi il guizzo, la velocità di Conti è stata notevole. Si va a prendere lui il tiro libero. Tutto pronto, sguardo fisso sul pallone per Roby Conti, con Rositano che cercherà di neutralizzare il tentativo del numero 7 di Baricella. Parte Conti contro Rositano, Conti con la manona destra esorcizza il tentativo di gol di Roby Conti. Rivediamo il replay, la sassata di Conti, ma qui bravissimo gesto istintivo di Rositano che riesce a spedire il pallone a lato. Conclusione di Conti molto potente, forse mancata. Attenzione, ancora Conti e poi la palla rimane lì, Maisy, poi Bianco riesce in qualche modo e ora può ripartire Maddaferi. Adesso partita bellissima che in collaborazione con Guglielmi cerca di imbastire una trama di gioco, ma Calaia si riapre del pallone con Conti, prova a ripartire ancora il Balsa. Adesso partita frenetica, si sono persi tutti gli equilibri. Maisy, fallo di Maddaferi e altro tiro libero, e si prende anche il cartellino giallo, il numero 17, che va a polemizzare col direttore di gara. E ora arrabbiati Maddaferi, vediamo altro tiro libero per il Balsa. Ferrante, tutto pronto, parte il numero 24, ancora Rositano, e adesso calcio anche sulla porta per Rositano per esprimere al meglio tutta la sua felicità. Ma davvero un super Rositano oggi. Adesso Maddaferi rischia un po' sull'attacco di Calaia. Calaia contro Maddaferi, Calaia, brutto il fallo del numero 10 che va a far schiantare il numero 17 sul muro rosso. E adesso però bel gesto di fair play da parte di Nicola Scalaia, che chiede scusa al numero 17 Maddaferi. Però insomma qui il fallo c'è, così come c'è il cartellino giallo, che equivale a dire quarto fallo per il Balsa, che va da Conti. Conti sfida Bianco, sfida anche Serve, e qui c'è un altro fallo che equivale a dire un altro tiro libero. Pronto a calciare, a cercare ancora il gol, Pozzi, la palla sibila il palo e si perde sul fondo. Non è giornata per i tiri liberi. Sì, anche in questo caso soluzione di precisione, però qua manca purtroppo proprio la porta. Si rimane ancora sul 2-1, il terzo tiro libero sbagliato. Speriamo che non diventi poi un rimpianto, perché poi le occasioni sono tante. Adesso Serva. Qui fallo ancora di Conti. Tiro libero per il Bordighera ora. Guglielmi contro Di Bitonto. Parte Guglielmi col mancino e arriva il gol di Antonio Guglielmi, che sfoga così tutta la sua rabbia e raggiunge la terza marcatura in Serie B. Ma che tiro di Guglielmi. Di Bitonto oggi non riesce proprio a neutralizzare i tentativi avversari. Eh sì, alla fine il Bordighera è riuscito a trovare questo pareggio. Abbiamo visto pochissime occasioni da parte dei padroni di casa, però poi alla fine tutti gli sport sono così, paghi quello che non produci, è giusto il 2-2 se poi non segni le occasioni che hai avuto. Tanto Sayed chiama Vedda, il blocco di Sayed su Simone, poi tramontana dentro per Serva che sigla il gol del 3-2. Incredibile quello che sta succedendo al Palasport Biancheri di Bordighera. Adesso è in vantaggio il Bordighera per la prima volta in questa partita. Vediamo, bello il pallone di Vedda per tramontana, Sayed, blocco su Simone e arriva sul secondo palo Pompeo Serva per il 3-2. Sì, questo probabilmente era uno schema già valutato, anche quello del blocco, palla sul secondo palo, e credo che comunque qua manchi un po' la marcatura, troppo libero Serva, da lì è facile poi fare 3-2. E allora il fallo c'è invece e si lamenta Ferrante. Tramontana ha tramutato il tentativo offensivo del Balsa in tiro libero per il Bordighera. Sta succedendo di tutto, e ora chi si è preso il pallone? Antonio Guglielmi di Bitonto contro Guglielmi, parte Guglielmi, traversa, spacca la traversa Guglielmi. Vediamo subito il replay, ma che mancino di Antonio Guglielmi, mamma mia, vicinissimo alla rete del 4-2. È blackout totale per il Balsa. 6 secondi, 5, 4, 3, adesso Tramontana spedisce più avanti che può, anzi no, decide di andare, ma non c'è tempo. Il primo tempo si conclude sul punteggio di Bordighera 3, Balsa 2. Partito bene il Balsa, poi non ci ha capito più nulla, c'è da dire. Sicuramente non è mancato lo spettacolo in questo primo tempo, bellissima partita. C'è da dire che il Balsa non sta rispettando le aspettative, anche sul risultato di 2-1 è mancata cattiveria e voglia di chiudere il match. Andiamo ad assistere
alla seconda frazione di gioco. Eccoci alla fine del primo tempo, il punteggio dice Bordighera 3, Balsa 2. Un Balsa partito bene, dopo ha subito il contraccolpo psicologico. È una partita molto maschia, molto fallosa, non si riesce praticamente più a giocare a calcetto. Ci sono stati tantissimi tiri liberi, ma davvero brutto primo tempo per il Balsa in generale. Sì, il risultato penso sia giusto. È vero che c'è stato un momento in cui la partita era su 2-1 per il Balsa, però anche lì due occasioni sprecate, poi anche la terza con un terzo tiro libero sbagliato, e questo sicuramente va a pesare negli episodi. Gli avversari molto più grinta, molto più cattiveria, merito di stare avanti. Adesso il Balsa deve cambiare atteggiamento, andiamo dentro con il secondo tempo. Benvenuti in questo secondo tempo, immergiamoci all'interno del match per seguire quello che sarà l'esito della ripresa, per vedere se Mr. Andrej avrà suonato la carica ai suoi, se il Balsa avrà cambiato atteggiamento rispetto a quanto visto in questo primo tempo. Il Balsa deve dare sicuramente una reazione. Il primo tempo è mancato proprio un buon approccio caratteriale alla partita. Hanno un po' sottovalutato gli avversari. Adesso partono da una situazione di difficoltà come il 3-2 avversario. Devono reagire. Vedremo se accadrà nel secondo tempo. Tutto pronto. Si riparte. Con fatica che fa il pivot. Pozzi dietro. Laterale sinistro troviamo il classico Conti. Laterale destro troviamo Nicola Scalaia. Scalaia pronto a toccare per Conti. Calaia con la sola per Conti, Rositano con Sayed e poi ancora Rositano. Ma che partita sta facendo il 22 del Bordighera. Fallo laterale per il Bordighera con Sayed che va da Tramontana. Sayed sbaglia il passaggio, attenzione Conti, porta sguarnita Roberto Conti. Arriva il gol del 3-3 di Roberto Conti, 13esima rete stagionale. È sempre il capitano che le riagguanta, è sempre lui. Sì, molto bravo Conti che aveva letto prima questo errore, questo passaggio. Intercetta tutto e poi Rositano aveva lasciato la porta scoperta per creare appunto di ricevere questo pallone, cercare appunto più spazi. Ma alla fine lo spazio giusto lo trova Conti con il 3-3. E ora sembra tutto pronto per l'ingresso di Fabio che prende il posto di Fadiga. Ferrante che va da Fabio contro Bianco, taglia il campo, fa fuori Bianco, poi forse con un fallo, non secondo l'arbitro, aveva tagliato bene il campo Fabio che poi ha provato con la punta dello scarpino destro a indirizzare il pallone in porta. Intanto andiamo a rivedere l'occasione di prima con Fabio che per poco non trova il gol, cerca in un primo momento di calciare col piede sinistro, poi cambia idea, opta per la soluzione con lo scarpino destro, infastidito anche da Luca Bianco, forse in maniera fallosa, però per onestà telecronistica c'è da dire che il contatto avviene in ogni caso fuori dall'area di rigore. Va da Pozzi, cerca il guizzo su Madaferi, ci riesce, attenzione Conti, si apre il campo, dentro per Fabio, in uno contro uno con Bianco, deve calciare, calcia ora, Bianco si immola sul tentativo di tiro di Fabio. Va da Sayed, cerca il numero, lo trova su Conti, ma davvero che partita che sta facendo Sayed, che si ritrova a generare lo spazio necessario per imbucare per Veda, poi la palla rimane lì, è monumentale Ivan Pozzi che riesce a contrastare il tentativo di rete di Veda. Sì, grande salvataggio da parte di Pozzi che si era già messo lì. Tanto vediamo qualche problema fisico per Di Bitonto, pronto a fare il suo ingresso in campo, il secondo portiere Stefano Caccavale. Caccavale che ribatte per Simone, Simone cerca una soluzione, non la trova. Trova ora Calaia dentro per Simone, Rositano, miracolo, ancora Simone, ancora Rositano e poi Sayed Yasin toglie le castagne dal fuoco. Altra grande parata da parte di Rositano, ma bellissima giocata precedente di Calaia, con molta calma a incrementare. Adesso buono lo spunto di Calaia, Rositano ancora! Mamma mia, che giocate sta facendo Rositano? Adesso prova a ripartire Sayed in collaborazione con Guglielmi. Mastica un po' il pallone, non lo fa invece Calaia. Bene per Conti che torna da Calaia. Calaia uno sguardo al centro, torna da Conti! Che giocata sull'asse Conti-Calaia! E ora è vantaggio Balsa, 14esimo gol stagionale per Roberto Conti. Ma davvero, come si sono trovati questi due? Le occasioni erano tante effettivamente negli ultimi minuti per il Balsa e poi qua tutta la qualità di Calaia Conti, l'asse funziona, 4-3 meritato per il Balsa, rivediamo qui tutta l'azione con il recupero di Conti e poi bravo Calaia a servire Conti. Poi. Vediamo qui come hanno dialogato, non ci ha capito niente qua il Bordighera e Conti, insomma non che ce ne fosse bisogno, arriva all'ennesimo appuntamento col gol, il 14esimo quest'anno. Sì, il Balsa continua a spingere, vuole chiudere questa partita, vuole cercare il 5-3. Pozzi dentro per Conti, il mancino traversa e adesso può ripartire il Bordighera, conserva che va a favorire l'inserimento di Madaferi, gioca il pallone dentro dove non c'è nessuno mentre mancano 2 minuti e 30 secondi. Adesso si riapre il pallone il numero 24 Ferrante, intervento però super di Rositano che prova a ripartire, sbaglia tutto Rositano, Conti fa fuori Sayed Yasin, porta sguarnita, Conti dentro, Ferrante arriva al gol del 5-3, forse la chiude qui il Balsa, una partita più complicata di quanto previsto, arriva il terzo gol in campionato per Gianluigi Ferrante, gol rubato a Roberto Conti che ci ha messo lo zampino. Sì, come sempre Conti bravissimo in questo caso, probabilmente quello era un tiro, Ferrante
toglie ogni dubbio, la butta dentro lui. Fa 5-3 e chiaramente adesso il vantaggio si fa considerevole. Dentro il pallone in direzione Melini, che va da Zuccarello. Ora ultime speranze per il Bordighera, quantomeno per accorciare il risultato. Ora sbaglia tutto, Melini ne capisce le intenzioni, Conti! Che sigla anche il quarto gol della giornata, meravigliosamente, incredibilmente, Roberto Conti, 15 in stagione. Questo non è un gol poi così facile, arriva praticamente in caduta sul pallone, ottima comunque la conclusione da lontano, ottima rete quella che chiude il match e porta a casa i 3 punti. Stop difettoso di Melini, ne capisce le intenzioni, Roberto Conti. Sì, grandissima partita da parte di Conti, oltre tutti i gol che ha fatto. Sicuramente una partita super ordinata e da trascinatore puro di questa squadra. E adesso 2-1, suona la sirena, il punteggio dice Balza 6, Bordighera 3. E che partita abbiamo visto oggi? Partita che ci ha portato ad assistere a ben 9 gol. Ottima prestazione comunque del Balza, soprattutto nel secondo tempo, che ha reagito ad un primo tempo piuttosto insufficiente da parte di tutti, probabilmente certo, anche dell'allenatore. E poi la reazione ha portato a questa meritata vittoria. Il Balza trova la seconda vittoria consecutiva. Andiamo a sentire poi quelle che saranno le impressioni dei giocatori, dei protagonisti. Ora sì, possiamo andare ufficialmente dai ragazzi a sentire gli interpreti. Grazie per la visione. Andiamo a intercettare ora i protagonisti che sono stati oggi in campo. Eccoci nel post partita di Bordighera Balza. Match concluso per 3-2 nel primo tempo, mentre nel secondo è uscito fuori un grande Balza, un grande Roby Conti, che hanno ribaltato le sorti del match imponendosi per 6-3. Il risultato comunque che abbiamo visto nel primo tempo penso fosse giusto, il Balza non è partito nel migliore dei modi, era giusto che la squadra di casa andasse in vantaggio e anche pesantemente, perché poi è giusto pagare gli errori, 3 tiri liberi anzi sbagliati. Poi nel secondo tempo è venuto fuori il Balza, è venuto fuori Roby Conti, è venuta fuori la prestazione di una squadra che era più forte poi sulla carta. Eccoci con il bomber del Balza, che oggi ha dato davvero il meglio di sé, 4 gol e un assist, insomma ha trascinato questo Balza a una vittoria che sembrava insperata nel primo tempo, che si era concluso per 3-2. Sì dai, alla fine primo tempo si è messa male, diciamo che abbiamo sbagliato noi tanto, perché aveva la possibilità di chiuderla subito con i tiri liberi, abbiamo sbagliato, ci sta. Dopo loro hanno avuto subito l'occasione di portarsi avanti e chiudere il primo tempo in vantaggio, però dai, alla fine siamo stati bravi a recuperare e a giocare un gran secondo tempo. 4 gol e poi alla fine ne avresti potuti fare molti di più, e provato a tirare sempre. Quanti gol volevi fare oggi? Guardi, io ne farei anche 10, cioè se, io non ho un problema, cioè, l'importante dai, è la vittoria, poi dopo ovvio se viene il gol è sempre più bello e da morale tutti dai. Certo, 3 punti importanti che sommati a quelli di Fucecchio fanno 6 punti nelle ultime 2 partite, insomma punti che mancavano, li abbiamo ritrovati anche prima di questa fine del 2022, insomma un risultato importante anche per Roby Conti, il capitano del Balza. Diciamo che sono 3 punti molto importanti, loro si giocavano un po' la partita della vita, perché ovviamente era la possibilità di recuperare i punti su delle dirette squadre per la salvezza, quindi fare 3 punti oggi valgono tanto e sicuramente anche fare 2 vittorie di fila ci daranno morale e ci fanno diciamo andare un po' in queste festività un po' meglio, perché comunque abbiamo bisogno anche tutti di recuperare un po' le energie e ricominciare nel 2023 meglio e provare di fare più punti per il ritorno dai. Grazie mille Roby per l'intervista che ci hai concesso. Grazie, alla voi, prossima dai, in bocca prossima. Al lupo, buon anno, carico per il prossimo anno. Assolutamente, grazie. Allora Fabio, noi non ci siamo visti prima, quindi non abbiamo le tue aspettative prima della partita, è un po' una domanda generica che ti faccio tutte le volte, però chiaramente il tuo parere poi cambia, no? Il mister ci ha preannunciato che sarebbe stata una partita così, una partita aggressiva, che tecnicamente non erano chissà cosa, ma avrebbero puntato sull'aggressività e sul giocare sporco, diciamo. E infatti è stata così la partita ed è stata difficile. La prima partita ti ha fatto giocare gli ultimi minuti, la seconda più o meno a cavallo dei 10, adesso ti ha fatto partire prima. Cosa c'è in questa gestione? Sì, secondo me piano piano sta prendendo più fiducia in me e comunque mi ha anche fatto entrare in momenti della partita un po' più delicati. Sì, comunque penso di star prendendo piano piano sempre più i movimenti tattici, magari sono un po' più ordinato difensivamente. È difficile giocare poco, rientrare, uscire, rientrare così, anche perché ho molta voglia di giocare e quindi in quei pochi minuti che entro magari ho fretta di fare tante cose, alla fine non riesco ad essere troppo lucido. Però ti dico che comunque io l'ho percepito, cioè quando entravi in campo ti vedevo che cercavi la voglia di cercare uno contro uno, ogni tanto magari andavi un po' contro tutti con un po' di confusione, però comunque apprezzavo l'atteggiamento. Adesso comunque possiamo chiamare Antimo, andare in chiusura, non so se è una domanda per Fabio. Una domanda per Fabio, abbastanza scomoda. Lo sapevo. La domanda che volevo porti
partita, credi che Fabio possa andare più in difficoltà del calcio a 5 rispetto al calcio a 11? Nel senso, a livello di minutaggio, l'entrare e l'uscire e il non calarti perfettamente nella mentalità della partita, che come citavi tu poc'anzi è difficile visto che si entra, si esce, si esce e si entra, trovi maggiormente complesso per un giocatore che viene dal calcio a 11 a potersi immergere, no, nelle acque del match, trovare terreno fertile poi nel calcio a 5? Sì, sicuramente è più complesso, però c'è da considerare che faccio questo sport da neanche un mese, mentre il calcio l'ho fatto per più di 10 anni, 13 anni, quindi sì, è normale che inizialmente sia complesso, ma mi ci dovrò abituare, ci vogliono un sacco di energie mentali e quindi trovo giusto uscire e dover rientrare. Allora, ringraziamo tutti voi per averci visto, per essere arrivati fino a questo punto del nostro filmato. Hai qualcosa da aggiungere, Fabio? No, no. Tu, Fre? Direi che ci possiamo vedere noi settimana prossima con un nuovo video. Ci vediamo sul canale di Fabio Di Mauro Official. Ricordiamo, iscrivetevi, mi piace, condividete. A giovedì prossimo. Ciao, ciao. Ciao.